Buongiorno, mi presento, sono il professor Stefano Papa, il preside della Facoltà di Scienze e Tecnologie. La nostra facoltà ha acquisito da circa 8 mesi questo ESEM, l'ha acquisito in termini che gli è stato donato dall'Associazione Bortolani e questo era l'ESEM che era stato diciamo, comprato a seguito di questa sottoscrizione cui aveva dato luogo l'associazione di Beppe Grillo insieme all'associazione Bortolani. Ora ci è stato donato l'anno scorso alla nostra facoltà e questo per portare avanti e continuare anche il settore della ricerca per cui era stato acquisito e quindi le ricerche che riguardano nanoparticelle. Il microscopio attualmente è stato trasferito all'università lo scorso marzo e è stato installato, ma in questo periodo è stata anche fatta un'ulteriore convenzione che verrà sottoscritta nei prossimi giorni con l'ARPAM di Pesaro e questo per favorire anche l'accesso allo strumento. L'ARPAM è una struttura certificata a livello nazionale sulle ricerche sull'amianto e sulla diagnostica per l'amianto. Questa ARPAM di Pesaro è anche intenzionata a sviluppare ricerche su altri materiali che possono causare danni alla salute, in particolare anche sul particolato. Per cui ci siamo trovati in sintonia con loro e hanno accettato di poter trasferire questa strumentazione di grande valore sia scientifico che diagnostico, presso la loro sede. Questo dovrebbe avvenire entro settembre perché le due sedi sono molto vicine. La scelta di ARPAM è stata abbastanza strategica, sia perché anche noi facciamo ricerca sull'amianto, sia perché tutte e due vogliamo aprire questo, diciamo, capitolo sulle nanoparticelle e sia perché ci sono altre ricerche su inquinanti ambientali che vorremmo sviluppare, per cui si presta molto questa strumentazione. E quindi siamo estremamente riconoscenti all'Associazione Bortolani e a Beppe Grillo, che inizialmente è stato veramente il grande promotore di questa scelta per l'acquisizione che ne sarà fatta. Noi abbiamo scelto anche la stazione di Pesaro perché abbiamo certi vantaggi logistici, abbiamo degli operatori che vivono direttamente a Pesaro e sono coloro che sanno già lavorare su questa strumentazione e che fanno anche già diagnostica su altre scansioni per quanto riguarda l'amianto, e perché Pesaro era estremamente vicino al treno e quindi poteva semplificare l'accesso dei due ricercatori che fino adesso hanno lavorato su questo strumento. Cioè praticamente col treno da Modena fino a Pesaro si raggiunge velocemente la sede e quindi diventa facile poter continuare un certo numero di indagini. Noi vogliamo utilizzare anche questa struttura perché è una struttura che presenta altre strumentazioni che sono specifiche per le indagini ambientali e quindi in questo modo si può amplificare la potenzialità di questa strumentazione facendo delle ricerche che sono più multidisciplinari rispetto alle ricerche che si fanno con questo solo strumento. Faccio l'esempio della spettrometria di massa. E questo speriamo, ci metteremo tutto l'impegno e ci siamo assunti questo impegno, che nel futuro possa portare a dei grossi risultati anche da parte nostra. E comunque, come richiesto dall'Associazione Bortolami, noi continuamente rendiconteremo dell'attività sia di tipo diagnostico e delle indagini territoriali, nonché delle nuove ricerche scientifiche che verranno diciamo, attualizzate nell'utilizzo di questa strumentazione. Spero di essere stato soddisfacente per tutti coloro, soprattutto che effettivamente hanno dato un contributo economico, che sono migliaia, per poter comprare questo strumento che continui a svolgere la funzione che ha svolto nel passato e soprattutto che ne svolga un'attività ancora più importante rispetto a quella che fino adesso è stata svolta dai due ricercatori di Modena.